famiglia della quale faceva parte Franco Ferrarotti. Buonasera. Il grande, buonasera. Il grande sociologo che ricorda questa sua esperienza è cominciata nel 48, La concreta utopia di Adriano Olivetti. Ed era uno dei collaboratori più stretti, sì. Insomma. E purtroppo, devo dire, eravamo in tre. C'era Geno Pampalone, Renzo Zorzi e poi il sottoscritto. Io sono l'unico rimasto sulla breccia, purtroppo sono morti. E non era un ingegnere, come non era un ingegnere Pampalone. Lui amava circondarsi anche di uomini di cultura. Devo dire che la testimonianza in questo caso, quanto è stato detto prima da lei e da Zigaretti, eccellente. Era un sognatore, aveva appunto la forza del sogno, ma il sogno era realistico, era un utopista ma tecnicamente provveduto, parlava di riforme ma della tecnica delle riforme, non soltanto parlare di riforme ma riformava effettivamente, innovava e univa questo grande ideale di produzione efficiente e di bellezza, oserei dire, rinascimentale. Questa era l'unica, direi, la forza innovativa da questo paese che in fondo in poco più di una generazione stava compiendo una rivoluzione industriale che in Inghilterra ha richiesto poco meno di 2 secoli. Questo paese straordinario che noi dobbiamo imparare ad amare anche di più di quanto non si faccia. Ma che bella cosa sentirle dire, guardi, ci riempie, siccome questo è un periodo un po', siamo un po' depressi, viva la faccia. Ma che bello italiano. Bisogna anche dire, ricordare, che le grandi cose si fanno partendo anche dalla piccola comunità. E Olivetti ci ha insegnato, noi tutti che gli eravamo accanto, che spesso tremavamo, direi, di fronte alla forza della sua preveggenza, essere abitanti del villaggio, della piccola comunità, del Canavese, di Ivrea, e nello stesso tempo cittadini del mondo. E nello stesso tempo, però questo è il punto, è ciò che oggi, se me lo consente, dottor Vespa, distingue ancora profondamente, marcatamente Olivetti dalle grandi multinazionali e dai loro grandi dirigenti apolidi, nomadi che passano da un paese all'altro. Mai accettare il principio delle multinazionali di oggi che consiste nella aterritorialità. Mai dimenticare la comunità di origine, perché dimenticare le proprie radici vuol dire accettare il venir meno della obbligazione etica verso la propria comunità. Professore, lei se la ricorda questa? La ricordo 1950. Quando era esposto al Museum of Modern Art per settimane e settimane. Ma ricordo anche quando uscì la Lexicon ed ero proprio presente nell'ufficio di Olivetti e questa Lexicon dice: ma cos'è? È una scatola da scarpe, per le scarpe questo. Chiamate Marcello Nizzoli, chiamate Pintor. E subito arrivò Marcello Nizzoli e ci regalò questa splendida, la vecchia Lexington 80, che poi è la progenitrice di questa lettera 22, che era sì sempre naturalmente squadrata, ma tutti gli spigoli erano smussati dolcemente e si presentava come una sorta di scrigno misterioso, un cofano. Questo è il Made in Italy, è il grande sogno in fondo che caratterizza la nostra cultura, il legame fra bellezza e efficienza. Ricordate le macchine di Leonardo da Vinci, così sta, ma sono anche opere d'arte perché sono belle e nello stesso tempo tecnicamente efficienti. La biografia di una vecchia biografia di Valerio Chetto, che adesso hanno le edizioni Comunità hanno ristampato. Ho visto che lui aveva un po' il complesso del padre, perché il padre era anche molto bravo manualmente. Quando gli operai non riuscivano a fare una cosa, dice: adesso ti faccio vedere. Lui invece era totalmente, e però si circondava, e la cosa meravigliosa, se ho ben capito, ma lei era testimone, quindi io lo confermi, è che lui da un lato prendeva gli ingegneri,
ma dall'altro era molto attento a tenersi stretti gli operai, gli artigiani, i grandi artigiani. Quindi questo interclassismo all'interno della fabbrica era veramente uno splendore. Ma è poi la fabbrica stessa. E ricordiamo cos'era la ICO, oppure anche la Omo a Scarmagna, era l'acciaio, era cristallo, erano cioè fabbriche assolutamente, non erano più le ciminiere, quelle con i tetti a sega, erano fabbriche veramente nuove, c'erano architetti come Peressuti, Belgioioso, Cosenza, la fabbrica della lettera 22 a Pozzuoli fu concepita proprio da Luigi Cosenza, in maniera straordinaria, da sembrare quasi una casa di lusso. Io mi permettevo di dire, ma ingegnere, qui se va male, nessuna preoccupazione, la trasformeremo in una clinica per pazienti danarosi, l'ansa di Capo Miseno è bellissima. Cioè non era soltanto la produzione, che era geniale, che era certamente in anticipo su scala mondiale, ma era anche questa capacità tipicamente imprenditoriale di in qualche modo sfruttare l'occasione buona, ciò che oggi sembra mancare è un po' la stagnazione, no? Era una spinta, non si poteva licenziare, la Olivetti non licenziava nessuno, ma questo costringeva a trovare nuovi mercati, a trovare nuovi prodotti, a cercare di vendere i frigoriferi agli eschimesi. Questa era la cosa. Ingegner Casaglia, allora... Però non dimentichiamo, non va dimenticato. Qui non siamo di fronte a un filantropo soltanto, non siamo di fronte al padrone buono, no? Al capitalista illuminato. Olivetti era un vero imprenditore, capiva il profitto, voleva il profitto, cioè il differenziale fra costo di produzione e prezzo di vendita. Il profitto era fondamentale, ma questo è il punto. La divisuma veniva venduta 10 volte il costo. È stato molto bello, quindi... è stato già accennato, è stato detto anche dalla parte. Ma il profitto va concepito in base a un concetto di potere che è servizio alla comunità e non ai propri interessi. Il profitto, in altre parole, va considerato non in termini ragionieristici, burocratici interni soltanto, va considerato tenendo presente le condizioni minime indispensabili per l'equilibrio ecosistemico, va considerato in termini di ecologia, di equilibrio della comunità circostante, perché fabbrica e comunità sono legate da un rapporto simbiotico, e questo è il punto che manca spesso, certo, certo, negli imprenditori, anche fra i più geniali, che sono spesso anche molto i più voraci e i più aggressivi. Il profitto è l'indice più sicuro della gestione razionale di un'impresa, ma deve essere tale da comprendere l'insieme della... E qui c'è il concetto di globalità, una globalità coordinata, questo è l'interessante. Gli esperimenti fatti a Matera, a Martella, per esempio, certo, per industrializzare il sud, e la critica alla gran cassa del mezzogiorno, era proprio questo. Non si danno dei benefici, dei soldi a pioggia, ma al contrario bisogna capire che impiantare un'industria vuol dire sovvertire o cambiare, trasformare comunque la scuola, la vita di famiglia, addirittura l'atteggiamento religioso rispetto alle feste comandate e così via. In altre parole, l'industrializzazione è un processo sociale globale. Certo, Olivetti questo l'aveva compreso in pieno, e questa è la sua lezione che vale ancora oggi per una serie di imprenditori che hanno solo l'acutezza dei miopi nel guardare i propri conti. Beh, perché in fondo tre sono le forze dominanti nel mondo di oggi su scala planetaria per Olivetti. In primo luogo l'efficienza tecnica, le fabbriche devono funzionare, il prodotto deve funzionare, il mercato. E in secondo luogo la classe operaia come tale, gli operatori effettivi, da intendersi dall'ingegnere fino allo spazio accesso, tutti. Terzo, questo è il punto delicato che oggi ci manca in maniera tremenda, la cultura. La cultura. Una cultura che dia la consapevolezza delle proprie responsabilità sia per i credenti che nei non credenti, ma cioè un ideale che vada al di là della concezione egocentrica e limitata del potere al servizio dei propri interessi. Cioè questa
questa specie di, come dire, di enorme esaltazione dell'ego in quanto serve alla comunità. Il senso della comunità viene anche da un episodio che lei mi aveva raccontato nell'intervallo pubblicitario, le macchine da scrivere che erano state requisite dai tedeschi. Devo veramente dare una testimonianza, perché in fondo riguarda anche tutta la popolazione di Ivrea e i 40 sindici del Canavese, tutta quella splendida regione a cui io vorrei mandare un affettuoso saluto anche da, come ex deputato della prima circoscrizione. Ed è una testimonianza. Ci questo saluto. No, ed è una testimonianza. Io avevo incontrato Olivetti, era un ragazzaccio forse è meglio, nel 1948, venendo dall'Inghilterra, così, ci siamo ancora a casa di Alberto Levi, che era il fratello medico di Natalia Ghirgo, di Paola Levi e naturalmente di Gino Martinoli, famoso Gino Levi Martinoli. Bene. E volevo capire perché quest'uomo mi aveva fatto d'amblè, di colpo, una di quelle offerte che non si possono rifiutare. Non proseguo su questa strada perché avrei un'offerta mafiosa, no, non è una di quelle offerte. E volevo capire una cosa, ma come mai la Olivetti, mentre lei scriveva l'ordine politico delle comunità in Svizzera nel 1944, la Olivetti non è stata devastata come la Fiat, per esempio. Non c'erano forse i nazisti? Sì, c'erano, sono venuti anche da noi. E il povero Jervis è stato ucciso. L'hanno impiccato davanti alla fabbrica per dare un buon esempio, ben inteso, a fini pedagogici, no? Tedeschi, nazisti. Ma come mai? E allora questa è la testimonianza che mi fece, e credo che non abbia trovato posto nei libri per ora. Erano pronte quasi 5.000 macchine per scrivere, pronte per il mercato. I tedeschi arrivavano con l'idea, oltretutto, di rapinare tutto ciò che era possibile rapinare. La fabbrica diede queste 5.000 fabbriche alla popolazione di Ivrea, anonimamente. E qui c'è il rapporto fabbrica-comunità, a cui è stato anche della Valle ha fatto cenno molto bene. Cioè questa popolazione si prende in casa queste macchine pronte per il mercato. È terminata la guerra. Restituisce tutte queste macchine alla ditta, la quale, mi spiega Olivetti, proprio per questo atto meraviglioso della popolazione di Ivrea è in grado di battere la concorrenza della Adler, della Remington in America, della Olympia, riesce ad imporsi su scala europea e poi su scala mondiale come la prima fabbrica di macchine per scrivere. Questa è veramente una testimonianza che io, mi permetto, dottor Vespo, la faccio con una certa commozione, anche perché ricordo la povertà degli eforediesi, i sindaci che non riuscivano in fondo a far quadrare i bilanci e che hanno restituito intatto questo tesoro alla loro fabbrica perché potesse sviluppare. Non era un sogno, era un progetto razionale. Lui aveva capito l'enorme potenzialità dello sviluppo dell'elettronica applicata in pieno. E a Borgo Lombardo con lo scienziato italo-cinese che già ho menzionato, Mario Zhu, a cui va il mio ricordo affettuoso, aveva già messo in piedi con Roberto Olivetti, il figlio, proprio una Borgo Lombardo, una sorta di laboratorio pionieristico. Morto lui, venuto meno, non voglio dire che sul cadavere ancora caldo discendessero necessariamente gli avvoltoi, però cessarono gli investimenti in quella direzione. Ho l'impressione, dai miei lunghi viaggi e ricerche negli Stati Uniti, che vi sia stato anche un veto preciso politico accettato dalla nostra classe politica, così come è già stato menzionato molto bene a Sapelli a proposito di Felice Ippolito per ciò che considerava il nucleare. E allora, scusi, professore. Certamente noi siamo di fronte, io ne faccio cenno in questo libretto, siamo di fronte a un dirottamento di fondi verso speculazione finanziarie. Olivetti era contrario, in maniera direi biblica, era contro la speculazione finanziaria
che fa soldi con i soldi sfruttando la congiuntura, gli alti e bassi sulla pelle delle persone. Era contro il tipo di capitalismo e mi diceva: il capitalismo ha vinto, questa è una sua testimonianza, ha vinto contro il socialismo dopo 50 anni di guerra fredda, ricordiamolo, però il capitalismo va salvato dai cattivi capitalisti.